Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video se siete degli iscritti di vecchia data o benvenuti se siete capitati qui per caso appunto se è così vi invito ad iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi video sull'Iran e magari anche andare a sbirciare i video passati che ho caricato su questo canale sull'Iran e non solo. In questo video parleremo ancora di Iran, siamo più o meno a metà del mio viaggio e in questo video però appunto ci dedicheremo alla città di Yazd, cominciando un pochino fuori dal centro cittadino dove troviamo le Torri del Silenzio. Appunto sono un importante sito zoroastriano dove fino a circa 50 anni fa erano esposti i morti che appunto venivano lasciati in balia degli avvoltoi. In questo sito troviamo due colline, una per gli uomini e una per le donne, che sono affiancate da alcuni edifici abbandonati. Avete appunto, entrando nel sito, avete la possibilità un pochino di esplorare e come abbiamo fatto noi, siamo saliti sulla torre, quella dedicata alle donne. Sempre legato al culto zoroastriano, ci siamo spostati in centro città questa volta a vedere il Tempio del Fuoco. È uno dei più importanti per la fede zoroastriana, almeno in Iran, e custodisce una fiamma sacra che, secondo la tradizione, arde ininterrottamente dal 470 a.C. Oltre al tempio, in quest'area trovate un piccolo giardino e c'è anche un piccolo museo in cui vi viene spiegato più o meno la vita degli zoroastriani. Successivamente abbiamo cambiato religione, diciamo così, e ci siamo spostati alla Moschea del Venerdì, che è la più importante in città ed è famosa per avere il portale d'ingresso più alto di tutto l'Iran. Dalla moschea siamo passati a visitare il centro storico, sempre guidati dal nostro accompagnatore iraniano, ci siamo spostati appunto per le vie del centro storico e un hotel si è fatto salire sulla sua terrazza per ammirare la città dall'alto. Come ultima cosa da vedere in città c'è il Taqiyeh Amir Chaknak, o qualcosa del genere come nome, che avrebbe dovuto essere un maestoso edificio religioso, ma è stata costruita soltanto l'imponente facciata di questo edificio che domina una bellissima piazza. Questa piazza l'abbiamo potuta vedere successivamente. Dopo un po', quando appunto era calato il sole, quindi in versione notturna. Questo perché, per concludere un pochino in bellezza la nostra visita in città, abbiamo fatto qualcosa di piuttosto insolito per noi turisti, perché siamo andati a vedere una dimostrazione di zorkaneh, uno sport piuttosto particolare persiano. In questo caso la palestra era addirittura all'interno di una vecchia cisterna per l'acqua e io come sport non ho capito esattamente in che cosa consiste, sembrano una serie di dimostrazioni di forza, però
tra uomini. Vi lascio con una piccola clip, a voi il giudizio, mi farete sapere cosa ne pensate, se magari vi ispira approfondire un pochino di più questo sport. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche la dimostrazione di Zorkan è. Se per l'appunto vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video che caricherò. Se avete qualche domanda, in particolare legata all'Iran, lasciatela in un commento qui sotto, cercherò di rispondervi. Magari raggruppando quelle un pochino più frequenti e gettonate in un video in cui appunto rispondo a queste domande. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro e non solo. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.